portare l'Aquila nel mondo con le sue eccellenze culinarie. Obiettivo del Gran Caffè dell'Aquila, che dopo 6 mesi dall'apertura a Filadelfia, traccia un bilancio dell'attività in America. Il Made in Italy piace agli americani e tra i prodotti di punta esportati a Filadelfia, il gelato artigianale del maestro Stefano Biasini, già gelato d'oro al SIGEP, il salone italiano dedicato al gelato, e la storica torrefazione di Michele Morelli. Cosa apprezzano di più gli americani del Gran Caffè dell'Aquila? Il Made in Italy, al 360 gradi, quindi dal gelato al caffè alla ristorazione. Quindi, ripeto, siamo stati all'inizio a capire realmente quello che vale. Circa 40 dipendenti compongono lo staff americano, tra italiani e locali. Il Gran Caffè dell'Aquila si alterna in molteplici attività, quali ristorazione, gelateria, enoteca, caffetteria e divertimento in puro stile italiano. Il giovane chef, anch'egli abruzzese, proviene infatti da Guardia Grele. Le cose vanno bene, il Gran Caffè L'Aquila funziona bene e siamo stati ben accettati. Lì, diciamo, negli Stati Uniti cominci a capire realmente quello che vale. Qui sei la mattina, ti svegli e prima di lavorare devi risolvere 2000 problemi, quindi dal vigile che ti viene a fischiare perché c'è la macchina del cliente per prendere il caffè, alle 1000 problematiche, mentre lì ti dedichi al lavoro, ti lasciano lavorare e conviene lavorare negli Stati Uniti e venire in America, in Italia in vacanza. Un pezzo dell'Aquila dunque che fa onore alla città, nel mondo, portando l'immagine dell'Aquila che lavora e cresce. Il cuore però, quello che batte, rimane nel centro storico a Piazza Duomo, dove fortunatamente il Gran Caffè tra 2 anni potrà tornare.